Ritrovati amici qui sul mio canale YouTube e dopo l'ultimo video nel quale vi andavo a mostrare ben 5 comandi per il terminale del vostro Mac, comandi molto utili e che non conoscevate, ho capito che effettivamente questa serie vi sta piacendo. Da un lato grazie alle visualizzazioni che il video ha in un certo senso generato e dall'altro lato anche alle vostre interazioni sui miei social network tramite Instagram, sulla mia pagina Facebook, qualche commento anche sul mio sito web giuseppegravante.com, insomma vi invito anche a seguirli. Bene, dicevo che ho capito che questa miniserie vi sta piacendo. Allora oggi torniamo con il secondo video, con il secondo capitolo dedicato proprio a 5 comandi per terminale che possono essere molto utili e in un certo senso anche andare a migliorare quella che è la nostra esperienza di utilizzo sul nostro Mac. Prima di farlo, amici, anche oggi ho un regalo per voi. Infatti voglio regalare a chi si iscriverà al mio profilo Instagram, al mio canale YouTube, basta mandarmi uno screenshot, questa scheda già è stata sul canale, è una scheda di Tellovs del valore di ben 20 euro, ed è una scheda che per chi possiede un modem Fritzbox oppure ha intenzione di acquistarlo è una scheda che andrà a bloccare tutti quanti i numeri molesti, quindi evitare delle truffe, andare a bloccare i centralini e andare a filtrare solo e soltanto quelli che in un certo senso sono più attendibili. Quindi potete aggiudicarvi questa scheda del valore di 20 euro. Dietro ci sono tutte quante le indicazioni per il funzionamento, scheda che vi aggiudicherete gratuitamente, ripeto. Bene, allora amici, prima di vedere il tutto, come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, sostenete il mio lavoro, lasciate tanti like al video, questo mi farà crescere, lo sapete, come dico sempre, voi in fondo usufruite di un contenuto gratuito, ma che a me è costato lavoro e fatica. Se vi va, iscrivetevi anche al mio canale Telegram, dove troverete offerte, codici sconto e molte volte anche regali come questo postati proprio lì, anche codici sconto per avere prodotti completamente gratuiti, pertanto rimanete sempre sintonizzati. Perfetto amici, eccoci sul desktop del mio computer. Prima di procedere vi dico che troverete tutti quanti i comandi del terminale linkati alla descrizione del video su YouTube, pertanto non preoccupatevi. Il primo comando che voglio mostrarvi è quello che si chiama dei link simbolici. Perché è molto utile ed è molto importante? Perché questo comando ci aiuterà a liberare spazio sul nostro hard disk. In modo particolare voi sapete che alcuni programmi, per esempio Final Cut, Logic, eccetera, utilizzano delle librerie di plugin per poter funzionare correttamente ma anche per espandere le loro funzionalità. Queste librerie però talvolta occupano davvero tantissimo spazio. La mia, per esempio, di Final Cut occupa tra i 20 e i 30 giga di spazio sull'hard disk. Allora tramite questo comando posso spostarla su un hard disk esterno e far riconoscere comunque al computer che quella libreria è effettivamente installata nella sua cartella originale, quindi all'interno del Mac, in questo caso nella cartella filmati. Infatti la vedete qui, Motion Template, ma notate anche che c'è una freccia, significa proprio che è un link alla posizione su un hard disk esterno della cartella Motion Template. Infatti vado a prendere il mio hard disk esterno che ho chiamato YouTube ed ecco qui la mia cartella. Cosa dovrò fare per ottenere questo risultato? Sapete bene ragazzi che non basta un semplice link a quella cartella per farlo funzionare, ma ci vuole il link simbolico appunto. Allora mi recherò nel mio terminale, io vado a incollare la stringa, ma voi potrete copiarla o anche voi chiaramente copiarla e incollarla dalla descrizione del video di YouTube, e la stringa è questa: ln-s path to original path to link. Vale a dire che dovremo inserire qui il path, il percorso da linkare, e qui il percorso dove dovrà essere linkata la cartella. Allora vado a cancellare il tutto. Fatto questo, mi reco nel mio hard disk esterno e prendo la cartella Motion Template e la vado a trascinare qui all'interno del terminale. Do uno spazio, mi reco adesso nella cartella Filmati, che dovrà essere appunto il percorso destinatario, vado qui sulla scritta Filmati, tasto destro, torno indietro, eccola qui, vado a prendere la cartella Filmati e la vado a trascinare nel terminale. Fatto questo posso dare invio, il comando è stato eseguito e vedete, se entro all'interno della cartella filmati mi ritroverò la cartella Motion Template. Ovviamente io ragazzi l'ho rinominata 8 punto qui all'interno di YouTube e pertanto me la ritroverò così, ma voi dovrete cancellare l'8 punto e lasciare soltanto Motion Template.
Il secondo comando del terminale che voglio mostrarvi riguarda Time Machine. Come sapete, Time Machine è questo applicativo del Mac che viene utilizzato per effettuare i backup di tutto ciò che noi abbiamo sul nostro hard disk. Quindi è un applicativo fondamentale, importante e che consiglio a tutti quanti di avere. Però sapete anche che Time Machine utilizza un certo numero di minuti per far partire il suo backup. È impostato di default su 30 minuti, pertanto ogni 30 minuti Time Machine effettuerà il backup e andrà in maniera incrementale ad aggiungere sempre più file ai backup precedenti. Qualora noi volessimo modificare il tempo di backup, magari anticiparlo a 15 minuti, dovremo utilizzare questa stringa del terminale. Come sempre la vado ad incollare: sudo default write, il percorso di un file che è un file di Time Machine da andare a modificare, e poi ecco andare ad aggiungere l'intervallo. Chiaramente qui ragazzi vedete 1800, che è il valore di default di Time Machine, ma noi dovremo andare a modificare questo, che sono i secondi. Per esempio supponiamo di voler avere 15 minuti e non 30 minuti, chiaramente andremo a scrivere 900 e daremo invio. E vedrete che poi Time Machine ogni 15 minuti partirà per il suo backup. Ma chiaramente possiamo anche posticipare questo termine, far partire Time Machine per esempio ogni ora, ogni due ore. Insomma, potete farlo nella maniera che più vi piace. Il terzo comando che oggi voglio mostrarvi è quello che ci permette di andare a modificare l'estensione del file risultante dalla cattura dello schermo. Voi sapete che una volta che andiamo a catturare lo schermo con il comando command maiuscolo 3, verrà catturata la nostra schermata e questa verrà salvata appunto con un formato specifico, che di solito è PNG. Qualora volessimo invece andare a salvare questi file in maniera predefinita, ma non in PNG, ma per esempio in JPEG o addirittura in PDF, ci basterà andare qui nel terminale ed eseguire questa riga di comando. Default, write, eccetera, e vedete qui c'è scritto Type File Extension. Ci basterà andare a cancellare File Extension, vale a dire che qui dovremo inserire l'estensione del file che più ci piace. Per esempio JPG, che sta ad indicare JPEG. Vado a dare invio, vado a rieseguire una cattura dello schermo con il solito comando e notate adesso sono stati generati due file qui perché io ho anche il monitor superiore, ma con estensione JPG e non più estensione PNG. Un comando molto utile questo anche per ridimensionare proprio la pesantezza dei file, perché i PNG si sa sono più pesanti dei JPEG normalmente. Un quarto comando che voglio mostrarvi è molto simpatico perché è un comando che ci permetterà di andare a leggere un testo. Allora il comando è semplicemente questo: say, e qui dovete scrivere ciò che volete sia letto. Say hello world. Vediamo cosa ne risulta. Hello world. Vedete, ha letto in inglese hello world. Voi potrete andare anche a scaricare le voci all'interno di macOS e pertanto avere una lettura più gradevole. Ma in aggiunta a questa vi do una piccola chicca. Vogliamo effettivamente sapere se si legge macOS X o macOS 10, per esempio? Allora ci basta scrivere sul nostro terminale say macOS X e vado a dare invio. macOS 10. Quindi vedete, si legge macOS 10 e non macOS X. Piccola chicca. L'ultimo comando del terminale è un comando molto molto particolare, perché può sembrare, credetemi, un comando semplice e perché no anche banale e sciocco, ma in realtà è un comando che ci aiuterà a mettere sotto stress il nostro Mac, una sorta di benchmark per vedere se le ventole del Mac partono correttamente, eccetera. Allora il comando semplice da andare a scrivere è questo: yes. Vedete, qui il nostro terminale, e scorre la barra qui, vedete, sta scrivendo una continuazione Y fino all'infinito. Questo andrà a mettere sotto stress il nostro Mac e andrà ad accendere le ventole chiaramente su quei Mac precedenti a quelli con processore M1. Ed è un ottimo banco di prova per vedere se effettivamente tutto quanto funziona. Per interrompere questo comando ci basterà premere sulla tastiera Ctrl più C. Perfetto amici, spero che anche il video di oggi vi sia stato di aiuto, vi sia piaciuto. Mi raccomando, sostenetemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!